Quasi la terza volta che dono il sangue. E qui. Non sei qui per la colazione, diciamo. No, ovvio, certo che no. È importante trovarsi in queste situazioni per dare il proprio contributo. Ognuno deve cercare di farlo nel migliore dei modi. Secondo giorno della donazione straordinaria di sangue organizzata dall'associazione Ciao Vinni. Ieri la giunta, oggi il pubblico. E tu quando? In 10 anni abbiamo raccolto circa 800 sacche. 800 sacche vuol dire che ogni anno riusciamo a raccogliere, a portare dei donatori straordinari, circa 80 donatori all'anno qui alla Banca del Sangue nel periodo centrale dell'estate. C'è più necessità di sangue perché con gli incidenti aumentano i traumatizzati e durante il periodo estivo abbiamo bisogno. Io sono ortopedico, molto spesso non riusciamo ad operare perché manca sangue. Tutta questa settimana sta andando fortissimo anche grazie alle campagne di sensibilizzazione che hanno fatto i politici e i giornali, che ovviamente hanno il dovere in questo periodo di farlo. Benvengano d'estate iniziative come questa? Benvengano sì, ma nel senso che le iniziative vanno benissimo, quello che dobbiamo migliorare è sicuramente la sensibilizzazione e l'informazione, perché abbiamo avuto un picco, ripeto, negli ultimi 4 giorni, da venerdì scorso, giovedì scorso ad oggi, e dobbiamo però, come dire, stabilizzare una situazione che deve essere, se si può dire, normale, in maniera da evitare quelle situazioni, di evitare le criticità e quindi situazioni di carenza che poi si ripercuotono nel supporto trasfusionale ai pazienti.